Roma, 21 dicembre 2018, Einar è il primo finalista di Sanremo Giovani 2018. L'ex Amici vola all'Ariston per il Festival di Sanremo 2019. Al Teatro Casinò di Sanremo con diretta su Rai 1 La Strana Coppia, composta da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, conduce la prima serata di Sanremo Giovani 2018, la kermesse dedicata alle nuove proposte fortemente voluta da Claudio Baglioni. Pippo nazionale dopo 13 festival di Sanremo accolto con cori da stadio e il tipo che va in tangenziale col trattore e legge spudoratamente il gobbo, presentano i primi 12 giovani. Tutti bravi, minimali e coraggiosi secondo la giuria degli esperti Luca Barbarossa, Fiorella Mannoia, Annalisa e Luca e Paolo. Tra un'esibizione e l'altra, c'è spazio anche per annunciare i big di Sanremo 2019, il conduttore del dopofestival Rocco Papaleo e rendere omaggio a Genova, città ancora ferita dalla tragedia del Ponte Morandi. Per quanto riguarda la gara, rompe il ghiaccio Fosco 17, che per il popolo di Twitter diventa subito Fosco 1997 in base al bomber anni 90. Canta dicembre, il periodo in cui beviamo del vino e restiamo al verde. I social si scaldano con Einar, il cubano bresciano ex Amici, che canta 100.000 volte e Einar cito inneggia il codice 2 per votarlo. Tocca, poi, a Lucchese e Andrea Biagioni con Alba Piena, canzone che piace. Sul palco arriva Simone, la romana 27enne che canta Paura d'amare con la voce di Martina Attili X Factor 2018. Sempre da Roma arrivano i fratelli Fedrix e Flo con l'impresa per il loro nome. Luke e modo di cantare sono pronti per apostrofo Disney Channel apostrofo sussurra il web e dice a chiare lettere Barbarossa. Fuoco e fiamme con Incendio dei Ross, la band di Montepulciano conosciuta a X Factor 2017 con la cantante dai capelli rosa. Settima a esibirsi è Marte Marasco, un misto tra Amelie quella del favoloso mondo e Valentina quella del fumetto di Crepax. La cantautrice 23enne di Milano che studia filosofia propone Nella mia testa ma per ora non sembra entrare nella testa dei giurati e del pubblico da casa. Non passa inosservato, invece UEPRO, ovvero Marco Castelluzzo ex Amici. Colpisce non tanto la sua stop replay quanto il suo look a petto nudo, tutto pieno di scritte in pieno stile Young Signorino tanto che su Twitter lo ribattezzano Young Sanremino. Scritte sulle mani appunti. Anche per Giulia Monti, 25 anni versiliese. C'è ciccia dice Barbarossa al termine dell'esibizione di almeno 3. Bravissima, meravigliosa e altri cinguetti al mele per un'emozionatissima Federica Abate. La 27enne milanese intona finalmente, finalmente canta una sua canzone. Deve vincere solo per averci regalato Roma Bangkok twittano in tanti. Diego Conti, il sosia giovane di Gabriel Garco 23 anni dalla provincia di Frosinone canta la sua storia d'amore con 3 gradi, molto radiofonica come sottolinea la Mannoia. Chiudono la serata i senesi della band De Schema con Cristallo. Il brano passa in secondo piano, tutti a twittare sul ciuffo del cantante, consigliando di cambiare il taglio. A fine serata i primi verdetti il premio alla critica della sala stampa va a Federica Abate, mentre la classifica finale dal primo al dodicesimo posto è la seguente Einar, Federica Abate, De Schema, Andrea Biagioni, Giulia Mucchi, Ross, Marte Marasco, Fosco 17, UEPRO, Federica.